Mister, è un periodo che non va, perché anche a Bergamo delle occasioni sullo 0-0, a Verona non si meritava di perdere, a Genova non si meritava di perdere, a Firenze non si meritava di perdere, oggi si meritava di vincere. Come si cambia? Al di là della fortuna o sfortuna, come si cambia un periodo del genere? Ma diciamo che intanto nel mezzo c'è una bellissima vittoria col Milan, e quindi io sono contento delle prestazioni. Sicuramente bisogna essere un po' più cattivi magari quando abbiamo le occasioni clamorose, come è stato a Bergamo sullo 0-0 e come è stato oggi sul 2-1, che potevamo chiudere la partita su 3 o forse 4-1. E direi anche che oggi era una vittoria meritata. Purtroppo il calcio ci insegna che fino al 96, finché l'arbitro non fischia il triplice fischio, può succedere di tutto. E quindi parliamo di una vittoria mancata. Mister, adesso c'è subito il Pescara, una gara crocevia per voi, ma lo spirito con la quale affrontate questa gara adesso quale deve essere? Lo spirito che abbiamo avuto oggi, che abbiamo avuto col Milan, che abbiamo avuto a Bergamo con l'Atalanta, la squadra è in un periodo direi buono, non vorrei dire ottimo perché c'è sempre da far di meglio, e quindi andiamo mercoledì a giocarci la nostra partita, sperando di riprendere i punti che abbiamo lasciato oggi. Mister, per la gara di oggi è maggiore la soddisfazione di aver giocato un'altra buona partita o il rammarico di non averla chiusa e portata a casa? Devo dire il rammarico, purtroppo, perché come dico sempre ai ragazzi, bisogna giocare, se vogliamo crescere, diventare giocatori e rimanere in queste categorie, bisogna giocare per i punti. È chiaro, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto delle occasioni, abbiamo mantenuto il possesso molto più di loro, quindi c'è da essere soddisfatti della prestazione, però mancano 2 punti a quelli che avevamo meritato, e quindi il rammarico è grande, purtroppo. Ma nei dettagli, come si fa? Le occasioni sprecate, la palla in aria al 94esimo, questi stanno facendo in modo di avere, che il Napoli ha portato a casa solo 3 punti nel girone di ritorno, 4 punti in 6 partite. Eh sì, i punti sono quelli che mancano. Purtroppo gli episodi sono fondamentali nel calcio, bisogna portarseli dalla nostra parte. Un po' di esperienza, oggi l'ultimo gol non lo prendevamo. Diciamo che con gli arbitri non siamo fortunati, però sono convinto che insomma qualcosa ci tornerà a favore nelle ultime 11 partite. Bisogna solo essere un po' più decisi quando, secondo me, visto che creiamo diverse occasioni, bisogna farle così da non rischiare poi all'ultimo minuto di essere fregati. Come si trasmette poi questa cattiveria, questa decisione ai ragazzi, che sono comunque dei giovani? Sì, i ragazzi sono giovani, tanti 2004, anche oggi in campo. I ragazzi bisogna solo fargli i complimenti, come l'altra volta ho detto dopo il Milan. Loro si impegnano, è chiaro che per crescere quest'ultimo step è proprio secondo me è quello più difficile per diventare giocatori veri, ovvero la cattiveria, la determinazione di prendere i punti e di fare i gol quando abbiamo l'occasione. Questo io cerco di trasferirlo in ogni allenamento. Purtroppo in queste ultime settimane ci siamo allenati poco perché giochiamo sempre, quindi non c'è nemmeno il tempo di allenarli, però sono convinto che insomma i ragazzi sanno cosa dobbiamo fare, e bisogna essere ottimisti, ci sono ancora tantissime partite. Mister, l'ultima faccio su D'Agostino, sempre grande sacrificio, finalmente ha trovato il gol che gli mancava. Come sta crescendo questo ragazzo? Sì, no, D'Agostino è un giocatore fondamentale per noi, ci rinuncio malvolentieri, solo che in queste come ho detto prima, in queste settimane giochiamo ogni 3 giorni, quindi bisogna un po' anche dosare le forze. La sostituzione è proprio per quello, anche come Vergara, come Cioffi, che ieri aveva insomma qualche problema fisico, quindi è entrato dopo. L'altra volta è toccato Ambrosino, insomma, che era squalificato. Insomma, bisogna un po' gestirli in questo modo perché i ragazzi di qualità devono essere brillanti. E quindi penso che bisogna alternarli come sto facendo. Per quanto riguarda D'Agostino, la sua abnegazione è sempre un esempio che porto nel gruppo, perché
Sicuramente è un ragazzo che dà tutto e penso che meriti le soddisfazioni che si sta prendendo. Grazie mister. Posto? Grazie, mister.